Secondo noi il problema più grave è che mancano di qualsiasi progettualità politica, non hanno nessuna visione d'insieme della città, navigano a vista e non sanno nemmeno, e lo dimostrano, amministrare correttamente i denari dei padovani. I denari dei padovani attorno ai quali è scoppiata la polemica, questa volta sono i 5 milioni di euro che l'amministrazione comunale intenderebbe spendere per rilevare gli stabili di via Anelli. Che l'area vada riqualificata è fuori discussione, ma sulle modalità lo scontro è aperto. Pagare oltre il triplo del loro attuale valore commerciale le unità abitative in mano ai privati in quella zona e quindi foriero quasi certamente di danno erariale per l'amministrazione. E soprattutto contestiamo il fatto che ci sia una totale e completa assenza di progettazione, perché una volta acquistate le palazzine, qual è l'intento dell'amministrazione comunale? Estremamente critico con l'amministrazione comunale anche il Movimento 5 Stelle. La mia proposta è quella di vincolare il prezzo d'acquisto al prezzo di rocito, cioè al prezzo con cui i proprietari hanno acquistato il loro appartamento. Il demanio, tra l'altro, ha chiesto di utilizzare l'area per convertirla in una nuova questura. Se ciò fosse, l'immobile sarebbe destinato a pubblica utilità e quindi non dovremmo acquistare gli immobili, ma dovremmo procedere ad espropri, perché la legge lo consente.